sicuramente la classifica oggi dice che abbiamo 3 punti in più e possiamo guardare al futuro con determinazione, cattiveria agonistica, rabbia per poterla migliorare ancora ulteriormente. Il Ravenna non co concede poco a tutti perché è una squadra molto, molto difensiva, molto organizzata. Dal punto di vista difensivo è una squadra che concede veramente, veramente poco, lottano su tutti i palloni, non permettono di fare un pressing perché calciano molto la palla con un gioco diretto, quindi no, non ci hanno permesso, non permettono a nessuno di recuperare palla nella loro tre quarti campo. Noi siamo stati pericolosi su qualche giocata e poi siamo stati pericolosi anche con molto molto coraggio su un calcio d'angolo loro. Siamo rimasti su in tre, loro hanno portato 7 in area e noi siamo rimasti in tre lo stesso, non siamo andati a marcarli e questa è una cosa che mi eccita. Abbiamo questa chiara e coerente, perché poi è dimostrata con i fatti, volontà di non mollare mai, di cercare la vittoria sempre, di cercarla attraverso le nostre caratteristiche. Quindi voglio vedere questo tipo di calciatori che credono in se stessi e così è. Nel momento di meno sofferenza abbiamo preso l'uno pari su un'azione poco chiara, nel senso una palla buttata lì, e quindi, però nel momento che forse soffriamo meno e stavamo cominciando a sfruttare qualche spazio a disposizione con più continuità. Però ecco, ormai la partita è finita, ce la siamo goduta e pensiamo a lavorare e andiamo avanti con la testa giusta, senza creare aspettative. Come ho detto prima ai colleghi, le aspettative, leopardiano pensiero, mi dispiace, però creano illusioni e spesso queste illusioni generano delusioni. Abbiamo fatto una buona prestazione, però condita da troppi errori che ci sono costati il risultato. Quindi dobbiamo meditare un po' su quello che abbiamo sbagliato, perché secondo me noi ci aspettavamo una partita così, però potevamo farla meglio, ecco, questo è il senso. Con questo devo dire che non posso rimproverare in nulla i ragazzi, perché comunque hanno dato tutto quello che dovevano. Però dobbiamo ragionare sugli errori che abbiamo fatto. Come si fa? Sono stati bravi loro un po' e dei polli noi, perché comunque eravamo sistemati, eravamo piazzati, quando avevamo appena fatto gol. Mi viene da pensare che stavamo ancora festeggiando e non ci siamo resi conto che era una situazione pericolosa, perché sul lancio lungo, appena la palla al centro, un lancio lungo, farsi beccare alle spalle, sicuramente è un episodio dove non siamo stati così attenti come avremmo dovuto.